Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo sigla, e poi ci diamo dentro col video. Questo caso me l'avete consigliato voi tramite i commenti di un mio vecchio video. Non ne sapevo troppo, ma ne avevo già sentito parlare in passato. Di conseguenza, dopo aver visto questa richiesta anche ripetuta più volte, mi sono incuriosita. Inutile dirvi che più leggevo e apprendevo cose di questa storia, più diventava assurda e davvero parecchio inquietante. Ma, come al solito, andiamo con ordine. Il protagonista della nostra storia si chiama Josef Fritzl. È nato ad Amstetten, in Austria, il 9 aprile del 1935. È l'unico figlio di Maria e Joseph Sir Fitzel. Però il bambino viene cresciuto solo dalla madre. Suo padre purtroppo decide di abbandonare l'intera famiglia quando Joseph ha solo 4 anni. Il padre di Joseph successivamente combatte come soldato nelle forze armate tedesche e nella Seconda Guerra Mondiale viene ferito e purtroppo viene a mancare. Siamo nel 1944. Joseph, quindi, durante l'infanzia è vittima di terribili maltrattamenti e umiliazioni da parte di sua madre, ossia Maria, che nell'unica dimostrazione di affetto che dava a Joseph si concretizzava nell'andare insieme a messa la domenica. Durante i raid aerei che accadevano durante la Seconda Guerra Mondiale, la madre di Joseph non si preoccupa di nascondersi, anzi, abbandona semplicemente il figlio ai suoi vicini che sono terrorizzati, ovviamente anche Joseph è terrorizzato. Joseph con sua madre cresce con ideali duri e severi. Le tre regole fondamentali per sua madre erano ordine, disciplina e diligenza. Questa situazione quindi sviluppa disturbi nello sviluppo della personalità di Joseph. Durante le ultime settimane di guerra, Joseph inizia a frequentare la scuola di Amstetten e va in prima superiore, nonostante avesse 2 anni in più dei suoi compagni. Joseph stringe comunque amicizia con due ragazzi, ossia Karl e Friedrich. Due uomini lo descrivono come un ragazzo molto piacevole, un grande amico, anche se un po' solitario. Non era particolarmente dedito agli studi, Joseph, ma nonostante tutto era un buon amico, un buon compagno di scuola. Passano i primi 2 anni di superiori e Joseph effettivamente inizia a prendersi più cura di se stesso e dei suoi capelli. Si cura di più il look per quanto possibile e inizia a mettere la brillantina sui capelli. Joseph non stravolge solo il suo look, ma anche il suo approccio scolastico e infatti si trasforma letteralmente in uno studente modello. Nonostante Joseph sia maltrattato dalla madre, lui la ricorda con molto molto rispetto. Sosteneva che era la donna migliore del mondo e si descrive addirittura come una sottospecie di suo marito, perché in effetti lui era l'uomo di casa. Però Joseph era figlio di Mari, sua madre, quindi direi che questa situazione già inizia a essere allarmante, a prescindere. Peraltro Joseph aveva degli istinti particolari anche riguardo a sua madre. Questa cosa credo sia molto importante, è il fulcro della nostra storia, quindi non scordatela. Comunque Joseph finisce gli studi in ingegneria elettrica e ottiene un lavoro in un'azienda siderurgica a Linz, sempre in Austria. In questo periodo Joseph inizia a frequentare diverse donne, fino a quando non incontra lei, Rosemary. Joseph e Rosemary si incontrano in un caffè e la ragazza, dopo appena una settimana, porta Joseph a farlo conoscere alla sua famiglia. Quello era il suo primo ragazzo. Dopo malapena un anno di relazione, e ci troviamo nel 1956, Joseph all'età di 21 anni sposa Rosemary, che al tempo ne aveva solo 17. Joseph sostiene che Rosemary era diversa da sua madre, anche se aveva delle similitudini. Ecco il motivo per cui ha scelto lei. Direi che già questo rappresenta un campanello d'allarme, un qualcosa di allarmante. Insomma, paragonare le donne che frequenti a sua madre non credo sia il massimo della vita. In ogni caso, Rosemary aveva un tratto di personalità decisamente diversa da quella della madre di Joseph. Era una donna debole. Rosemary era da sempre molto silenziosa, tranquilla. Non era una personalità che spiccava in mezzo alle altre perché era molto molto riservata. Joseph, quindi, dopo il matrimonio, va a vivere a casa di Rosemary con i suoi genitori e sua sorella, Christine Runner. Christine racconta che in casa l'uomo raccontava che doveva stare a lavorare fino a tardi, ma in realtà Joseph girava per ore in bicicletta proprio per spiare nelle finestre altrui. Christine racconta che tutto sommato aveva avuto una buona prima impressione su Joseph, ma dopo un anno la situazione era già precipitata sotto tutti i fronti. Joseph insultava tutti, diceva a Christine e a Rosemary di smettere di mangiare perché erano troppo grasse e cose del genere. Arriviamo al 1957 perché Joseph e Rosemary mettono al mondo il loro primo figlio. Il primo di 7 figli. Infatti Rosemary rende Joseph padre di 2 figlie e di 5 figli, e ovviamente questo avviene nel corso degli anni. Passano gli anni, ne passano una decina, e
Rosemary e Joseph finalmente hanno una casa loro, sempre ad Amstetten. È il 6 ottobre del 1967 e in quel giorno tutta la situazione inizia a prendere una svolta davvero inquietante. Quel giorno Joseph Fritz ha fatto violenza su una donna del posto, viene arrestato e condannato ad una sentenza di appena 18 mesi. E per di più, ne sconta 12 su 18 di mesi. Io quando ho letto questa cosa, ragazzi, lo ammetto, sono rimasta totalmente allibita. Arriviamo comunque nel 1968. Joseph esce di prigione, ma purtroppo non ferma la sua furia. E la sua vittima, in questo caso, è Maria Neuenbauer. La donna stava tornando a casa dal suo posto di lavoro. Viene attaccata da Joseph, ma grazie a Dio riesce a farla franca. Quindi Maria sfugge a Joseph. E Joseph, per non farsi scoprire, sale in tutta fretta sulla sua bicicletta per scappare via. Quindi Joseph, dopo averla scampata con Maria Neuenbauer, torna da sua moglie, Rosemary, che lo perdona. Dovete sapere che Rosemary è totalmente accecata dall'amore. Per lei non poteva esserci assolutamente altro uomo all'infuori di Joseph. E visto il periodo in cui ci troviamo, non è così difficile pensare che le coppie sposate, sebbene non andassero d'accordo, stavano insieme anche per evitare di far scalpore tra la gente. Una coppia che divorziava al tempo non è assolutamente paragonabile a una coppia che divorzia oggi. E purtroppo anche in Italia c'era questa concezione un po' di tempo fa. Una coppia si sposava e perfetto, dovevano stare assieme. La donna per di più al tempo non aveva sicuramente gli stessi diritti di oggi, quindi indubbiamente era difficile muoversi e cercare aiuto al tempo. Lo è difficile oggi, figuriamoci al tempo. Ma Rosemary ancora non si considera una vittima di Joseph, non era davvero innamorata, ecco perché l'ha perdonato e ha voluto che tornasse a vivere con lei. Per di più torniamo alla differenza caratteriale che c'era tra Rosemary, la moglie di Joseph, e Marie, la madre di Joseph. Marie, la madre di Joseph, si faceva rispettare, sicuramente nel peggiore dei modi, ma in effetti da Joseph otteneva rispetto. Rosemary, invece, la moglie di Joseph, era già di carattere remissiva di suo e quindi ha permesso a Joseph di dominare tutti gli aspetti della sua vita, nessuno escluso. C'è da sottolineare che a prima vista la famiglia Fritz, che vi ricordo aveva con sé ben 7 figli, appariva come una famiglia felice. Sicuramente era numerosa, ma felice. Negli anni Joseph era diventato un uomo di successo, si era fatto spazio nell'industria siderurgica ed era diventato un caro amico di Paul Hora. Quindi Paul e la famiglia di Joseph hanno condiviso le vacanze anche sul lago di Monze per anni. E Joseph nel 1973 acquista anche la pensione di Zechten. Quella pensione era una specie di bed and breakfast e Rosemary e le figlie si occupano di tutto. Rosemary cucina sempre e insieme alle figlie spolverano e sistemano tutte le camere da letto presenti nella struttura. Il punto è che Rosemary non ha mai avuto soldi per sé. Il marito non le ha mai dato nulla. Nonostante questo, aveva comunque la responsabilità di tenere tutto quanto in ordine. E se accadeva qualcosa che non andava, anche per la minima cosa, l'uomo iniziava a minacciare Rosemary, sua moglie, dicendole che non l'avrebbe mai più permesso di uscire di casa. Joseph le dice che l'avrebbe rinchiusa in casa per sempre. E da questo momento Rosemary inizia ad avere paura ogni singolo giorno, perché purtroppo l'origine della sua paura le stava proprio accanto. Ora però, per addentrarci in questa storia, dobbiamo spostare l'attenzione sulla quarta figlia dei 7 di Rosemary e Joseph. Sto parlando di Elizabeth, che nasce nel 1966. Elizabeth era una ragazzina timida, tranquilla, evitava il contatto umano e ad un certo punto pare anche inizia a diventare schiva. Come se avesse paura di qualcosa o di qualcuno. Questo cambiamento di Elizabeth, purtroppo, è causato proprio da Joseph, che mette le mani addosso non solo a Rosemary, sua moglie, ma anche a Elizabeth, sua figlia. Rosemary sosteneva che a Joseph Elizabeth proprio non piaceva. Ma la donna è talmente tanto spaventata che non cerca neanche di indagare oltre. Quindi il motivo per cui a Joseph non piacesse Elizabeth è sconosciuto. Rosemary voleva solo una cosa, che suo marito stesse il più possibile fuori di casa, lontano da casa, perché quelli erano gli unici momenti in cui riusciva a sentirsi al sicuro. Arriviamo al 1982, quando la pensione di Zechter, che Joseph aveva acquistato nel 1973, va a fuoco. La polizia era convinta fosse stato un incendio doloso e credeva che ad appiccare quell'incendio era stato proprio Joseph. Quindi Joseph è stato arrestato e viene trattenuto dalla polizia per 14 giorni. Ma purtroppo non hanno trovato abbastanza prove per dimostrare che Joseph fosse il colpevole. Quindi poco dopo viene rilasciato e in questo caso l'assicurazione ha dovuto per forza pagare i danni. E in effetti è stato proprio quell'incendio che ha fatto scapocciare Joseph, che ha deciso di trasformare la sua cantina per renderla letteralmente come una prigione. Intanto il tempo passa
Elizabeth compie 16 anni e per Joseph, a quell'età Elizabeth, era già una ragazza problematica. Nel 1983 Elizabeth decide di scappare di casa con una sua amica. Chiariamo, Elizabeth, a prescindere dalla sua amica, voleva scappare di casa, allontanarsi, e quindi di conseguenza aveva trovato la sua compagna di viaggio, con cui era arrivata fino a Vienna, nei pressi della stazione ferroviaria. Le due ragazze avevano vagabondato un po' e poi avevano trovato un gruppo di persone al quale unirsi, proprio per non star per strada da sole. Però la polizia le trova poco dopo e vengono entrambe ricondotte a casa loro. Quella è stata l'ultima volta che Elizabeth e la sua amica si sono viste. Dopo il ritorno di Elizabeth da Vienna, un'altra sua amica, Jutta, bussa alla porta di casa Fritzl. Rosemary ovviamente la fa entrare, ma appena Joseph la vede, inizia ad andarle incontro dicendole in modo coincitato: «Che cosa ci fai qui? Chi sei? Devi andartene da questa casa, non sei la benvenuta. Vai via, via, subito!» Jutta ben presto ci ritacchi e apre la porta di casa per poter uscire da casa Fritzl, ma non riesce a richiuderla perché è direttamente Joseph a sbatterle la porta alle sue spalle. Questa, secondo me, è una delle prove lampanti della situazione. Joseph non faceva entrare in casa nessuno, e infatti quella è stata l'ultima volta che Jutta ha provato ad andare a trovare Elizabeth. Joseph sostiene che appena Elizabeth è entrata in pubertà ha iniziato a non seguire più alcuna regola. Era totalmente allo sbando, scappava di casa, stava in dei bar a bere con della brutta gente. E quindi Joseph, nella sua piccola testolina bacata, cercava in qualche modo di trovare una soluzione per proteggerla dal brutto mondo esterno cattivo e crudele. Insomma, Joseph sosteneva che aveva solo tentato di strapparla da quella sua triste e discutibile vita. Ed è qui, in questo caso, che Joseph fa l'ennesimo passo verso il baratro. L'uomo infatti inoltra una richiesta per poter costruire quel famoso scantinato prigione sotto casa sua ad Amstetten, e in breve tempo la richiesta viene anche accettata. Joseph quindi chiede a Walter Lang, che per qualche tempo era stato marito di Christine, ossia sorella di Rosemary, di aiutarla a costruire quella cantina. Quel posto l'aveva letteralmente progettato tutto quanto Joseph. Nessuno oltre a Walter aveva mai partecipato ai lavori. Joseph aveva deciso tutto lui, e secondo Walter nessuno era a conoscenza del fatto che Joseph aveva progettato e poi creato una prigione sotto le mura domestiche. Però ragazzi, questo è un mio parere, secondo me la moglie lo sapeva, e come. Semplicemente Rosemary era terrorizzata, e non mi risulta strano sia stata il più lontano possibile non solo da Joseph ma anche da ogni sua idea e progetto. Ma da qui a dire che non aveva idea di che cosa facesse Joseph, secondo me ci passa un bel po' d'acqua sotto questi ponti. In ogni caso, arriviamo al giorno fatidico. È il 28 agosto del 1984 ed Elizabeth scompare. Ormai la ragazza ha 18 anni e purtroppo non scompare per colpa di qualcuno esterno alla famiglia. Scompare perché Joseph la tramortisce con l'etere, un anestetico, e poi la conduce nella sua cantina. Elizabeth quindi è prigioniera, è legata e per lo più tramortita da varie sostanzine. Joseph ogni 3 giorni le porta del cibo da mangiare. Nel frattempo l'uomo, assieme a sua moglie Rosemary, sostiene che la figlia possa essere scappata con una setta. E in effetti Joseph, dopo 4 mesi, costringe Elizabeth, sua figlia, a scrivere una lettera che, in un certo senso, dà la conferma alla versione data dalla famiglia di Elizabeth, ossia da Joseph e da Rosemary. La lettera era sicuramente di Elizabeth, la calligrafia era la sua d'altronde, e in quella lettera c'era scritto che se n'era andata per trovare la sua indipendenza, che stava con persone che si prendevano cura di lei e che quindi era al sicuro. Su quella lettera Elizabeth aveva scritto che non dovevano preoccuparsi, lei stava bene, e chiedeva ai suoi genitori di smettere di cercarla. Ma c'è un altro punto di questa storia che trovo assurdo. La proprietà di Joseph ad Amstetten aveva qualche stanza libera, che l'uomo ovviamente usava anche per ospitare delle persone, ovviamente paganti. In pratica le stanze vuote della sua casa, le stanze inutilizzate, le aveva trasformate in camere da letto da affittare a poco prezzo. Joseph Lindner prende una stanza tra il 1993 e il 1994, proprio al di sopra dello scantinato dove viveva Elizabeth. Joseph Lindner dice che giravano parecchie voci su Elizabeth. Alcuni dicevano che era davvero scappata di casa e che aveva fatto perdere le tracce di sé. Altre voci invece davano totalmente credito alla versione della setta, però nessuno riesce a immaginare neanche lontanamente la verità dei fatti. Un altro ragazzo, che peraltro era anche compagno di Elizabeth, ossia Alfred Dubanowski, affitta una stanza a casa dei Fritzl proprio perché non aveva idea del perché Elizabeth volesse scappare realmente di casa, e la situazione gli puzzava, e anche parecchio. Però nel periodo passato a casa dei Fritzl
Alfred chiedeva perché mai Elizabeth avesse voluto allontanarsi, andarsene. E Joseph rispondeva sempre per frasi fatte. Frasi del tipo, è andata per la sua strada, è andata incontro al suo destino, ecco perché se n'è andata e si è unita a quella setta. Sai Alfred, loro hanno un modo diverso di vedere le cose rispetto a noi, solo questo. La spiegazione alla fine si limitava ad alcune persone hanno un modo diverso di vedere le cose. Ma che vuol dire? Io ve lo dico chiaro e tondo. Per quanto mi riguarda, queste spiegazioni lasciano assolutamente il tempo che trovano. E visto il temperamento di Joseph, io onestamente avrei fortemente dubitato sulla situazione. Ma la realtà è che nessuno conosceva realmente il temperamento di Joseph. Solo sua moglie e le sue figlie, effettivamente, conoscevano la vera e propria personalità di Joseph. Perché il pubblico, l'uomo, non voleva assolutamente destare sospetti. Il punto è che in questo modo la spiegazione ridicola che Joseph ha propinato a chiunque reggeva. Stava in piedi. Era del tutto logica, in quanto Elizabeth si era già allontanata da casa e per di più lo aveva fatto per più di una volta. Di conseguenza il pensiero che possa averlo fatto di nuovo in via questa volta definitiva non suonava affatto così assurdo. Dovete sapere che gli affittuari di Joseph non potevano avvicinarsi alla cantina, nel giardino o ancora non potevano avvicinarsi al retro della casa, ma soprattutto non potevano assolutamente scattare fotografie. Queste non erano nient'altro che le regole base di Joseph. E se gli affittuari non le avessero rispettate, Joseph li avrebbe semplicemente sfrattati. C'è da dire che Joseph Fitzel aveva sempre una certa presenza. Creava un certo timore anche nei suoi affittuari, che quindi non hanno mai osato infrangere le regole imposte da Joseph. Intanto però, Joseph sta facendo una cosa terribile. Perché non ha rapito Elizabeth solo per tenerla segregata e mezza intontita. Assolutamente no. Joseph fa violenza su Elizabeth. Più volte. La ragazza inevitabilmente inizia a rimanere in dolce attesa. E il padre è sempre Joseph. Arriva infatti il 1993. E Lisa, una bambina di appena 9 mesi, viene trovata fuori da casa Fritzl. Insieme alla neonata c'era una lettera, sempre apparentemente scritta da Elizabeth, che diceva semplicemente di non potersi prendere cura della piccola. Lisa è una delle 3 figlie di Elizabeth ad essere cresciuta da Rosemary proprio nella casa sopra lo scantinato. E in effetti Elizabeth affidava spesso la cura delle sue creature ai suoi genitori. Siamo solo nel 1994 quando Monica viene ritrovata davanti alla porta di casa Fritzl. E poi col 1996 arriva un terzo bambino, Alexander. Intanto c'è da dire che gli affittuari di casa Fritzl continuano a vivere la loro vita, vedono questi bambini che appaiono davanti alla porta, però non si fanno così tante domande e anche qui io non capisco il motivo. Vivono la loro vita e usano pure le loro stanze come meglio credono. Uno di questi è proprio Joseph Leitner. Il ragazzo sostiene che spesso lo andavano a trovare i suoi amici o alcuni vicini di casa con cui aveva fatto amicizia. Il ragazzo faceva parecchio chiasso, dava qualche festa, sostiene che si era proprio divertito tantissimo in quel periodo e sono proprio ricordi come questi che oggi lo deprimono incredibilmente. Non aveva idea che sotto i suoi piedi, a 2 piani di distanza, c'era Elizabeth. Ma c'è un'altra cosa che Joseph Leitner ammette. Possedeva un cane, Sam. Sam era assolutamente un cane educato, ben addestrato, che dava retta al suo padrone. Però quando il ragazzo era in casa solo con il suo cane e stava guardando la televisione o era in cucina nelle zone comuni della casa, Sam, il cane di Joseph, continua a raschiare sul pavimento. Quando Joseph lo riprendeva, Sam smetteva di raschiare, ma continuava a ringhiare in ogni caso. Pensate che Sam, il cane di Joseph, ringhiava verso il pavimento anche quando a notte fonda magari il ragazzo tornava a casa e prima di andare a dormire si metteva a guardare la televisione in salotto. Con lui c'era solo Sam e nel totale silenzio il cane continuava a ringhiare verso il pavimento. Pensate che Joseph sostiene che doveva assolutamente andare a prendere Sam con la forza per farlo mettere di fianco a lui, altrimenti il cane non avrebbe mai smesso di ringhiare. Anche Alfred Dubanowski, il secondo affittuario che conosceva Elizabeth, ad un certo punto ha iniziato a sentire dei rumori davvero secchi, come delle botte, ed erano ovviamente fastidiose. Joseph Fritzl, come scusa, usa il riscaldamento, in quanto dice ad Alfred che aveva appena finito di installare una nuova caldaia, ed era quella in realtà a fare quel rumore fastidioso. Ora però dobbiamo tornare un po' indietro. È aprile e siamo sempre nel 1996. Elizabeth dà alla luce 2 gemelli, Alexander e Mikkel. Alexander riesce a sopravvivere e infatti poi viene trovato fuori da casa dei Fritzl, ma Mikkel no, non riesce a sopravvivere purtroppo. La creatura a 3 giorni dalla nascita viene a mancare per problemi respiratori. Ovviamente Elizabeth prova a convincere Joseph a portarlo al pronto soccorso, ma Joseph si rifiuta. Arriviamo al 1998. Elizabeth oramai è sottoterra da 15 anni e per di più ha dato alla luce, da sola, 7 bambini senza alcun aiuto medico in cantina.
E nello stesso anno, Joseph e il suo amico Paul partono per una vacanza di 4 settimane in Thailandia. In questo caso Paul ha fatto dei video, ci sono parecchi video di quella vacanza, che raffigurano Joseph tranquillo e sereno che si fa massaggiare la schiena, se la ride e prende il sole al mare. Lo stesso Paul ammette che si sono davvero divertiti come matti. Ma come poteva quell'uomo ridere e prendere il sole come se nulla fosse con la situazione che aveva a casa? Paul era del tutto inconsapevole in quel momento. Ma costano di poi tutto si è fatto molto ma molto più chiaro. Paul quindi racconta un'altra vicenda accaduta sempre durante la vacanza in Thailandia. Erano in un mercato chiuso molto molto grande. Quindi Paul propone a Joseph di comprare qualche vestito per i figli che sta crescendo. E nel frattempo stava girando un video. Joseph risponde a Paul: no, non gli serve niente. Quindi Paul ribatte dicendo: beh, prendi qualcosa per Rosemary. E Joseph risponde: eh? E cosa dovrei comprarle? Ha già tutto quello che le occorre. Poi però Joseph inizia ad aggirarsi per il mercato e viene ripreso da Paul prendere un vestito che decisamente non era della taglia di Rosemary, sua moglie, in quanto quel vestito era decisamente di una taglia troppo piccola. Paul continua le riprese fino a quando Joseph non se ne accorge. Quindi Joseph va dal commesso e chiede di prendere un abito rosso alquanto strettino, dicendo che era per la sua fidanzata. Però Joseph, appena vede Paul che sta riprendendo, urla immediatamente: fermo, cancella quel video! Paul quindi gli risponde in modo molto semplice: amico, stavo solo riprendendo delle cose qui in vendita. Hai una fidanzata? Ok, pazienza, non è affar mio. E così Paul finge di cancellare quel video. In ultima battuta Paul ricorda l'ultima volta che ha fatto visita a Joseph. L'uomo sostiene che appena entrato in casa gli è corso incontro Alexander e Paul ha detto a Joseph: ma amico, è la tua fotocopia, ti assomiglia tantissimo. E Joseph, al posto di dire ma no, assolutamente, mica è mio figlio, inizia a ridere e risponde a Paul: sai amico, hai proprio ragione. Peccato che Alexander, in teoria, non era suo figlio. Quindi perché rispondere in quel modo a Paul? Passa del tempo e arriviamo finalmente al 19 aprile del 2008. In questa data Elizabeth è fortemente preoccupata. Infatti la sua primogenita Kerstine, nata nel 1989 e ormai 19enne, inizia a stare davvero male. Kerstine ha spesso delle convulsioni molto importanti e inoltre viene in continuazione. Elizabeth è troppo preoccupata. Quindi Elizabeth riesce a convincere Joseph a far uscire Kerstine dalla cantina per poter avere delle cure mediche. Joseph quindi chiama un'ambulanza e fa scrivere ad Elizabeth un'ennesima lettera, ovviamente indirizzata all'ospedale che sta per far ricoverare la ragazza, Kerstine. Elizabeth scrive in questa lettera: per favore, vi prego, aiutatela. Kerstine è terrorizzata dalla gente e non è mai stata in un ospedale. In caso ci sia qualsiasi problema, chiamate mio padre, perché lui sa tutto. La primogenita di Elizabeth quindi arriva in ospedale e i dottori si guardano in faccia e si chiedono chi diavolo sia questa ragazza. Non esistono cartelle cliniche di Kerstine che la riguardino, non c'era alcun documento. Kerstine era letteralmente senza identità ed è in questo modo che Josef Fritzl viene scoperto, in quanto Kerstine è affetta davvero da sintomi molto molto gravi. Quindi i medici che l'hanno ricoverata decidono di fare un appello affinché la madre si metta in contatto con loro e raggiunga sua figlia Kerstine in ospedale. Joseph Fritzl quindi decide di liberare sua figlia Elizabeth, che ha ormai 42 anni e altri due figli ancora rinchiusi in cantina. È il 19 aprile del 2008. La porta dello scantinato si apre e la liberazione di Kerstine rappresenta la fine dell'incubo di Elizabeth. Elizabeth, dopo ben 24 anni, vede la luce, insieme a Stefan e Felix, altri due suoi figli. In tutto Elizabeth ha messo al mondo esattamente 7 figli, come sua madre. Kerstine è nata nel 1989, Stefan è nato nel 1990 e i due bambini rimangono con Elizabeth. Mentre Lisa, nata nel 1992, Monica, nata nel 1993, e Alexander, nato nel 1996, vengono allevati da Joseph e Rosemary. Alexander aveva un gemello, Michael, che purtroppo non riesce a sopravvivere. E alla fine, nel 2002, Elizabeth dà alla luce Felix. Arriviamo al 27 aprile del 2008, quando il caso viene reso noto dai media locali austriaci e fa letteralmente il giro del mondo. Non solo l'Austria è sconvolta. Joseph nel frattempo spiega agli inquirenti come si accede nel bunker.
creato proprio da lui, nella sua cantina. Era di 60 metri quadri, costituito da 4 stanzette, con un soffitto alto 1,70 m nel punto più alto della cantina. Arriviamo al 13 novembre del 2008, quando Joseph Fritzl viene incriminato e la perizia psichiatrica attesta che l'uomo ha gravi disturbi della personalità. Nonostante questo, il 19 marzo del 2009, Joseph Fritzl viene condannato all'ergastolo, senza libertà di condizionale per i seguenti 15 anni. Oggi Joseph Fritzl sta scontando la sua pena nella prigione di Garsten Abbey, in una sezione per detenuti affetti da patologie psichiatriche. Non credo che la moglie di Joseph Fritzl non sapesse assolutamente nulla della situazione. Certo, era terrorizzata, sicuramente. Magari non si era infilata troppo in quella situazione per capire che cosa facesse il marito. Ma mi pare assurdo che a un certo punto non si sia resa conto della situazione. Ecco perché penso che Rosemary sia semplicemente anche lei una persona che conosceva, ma che per paura abbia tenuto il silenzio, così come i suoi figli. Ne aveva 7. Alcuni erano piccoli sicuramente, ma c'erano anche dei figli più grandi. Anche loro non si sono accorti di nulla? Come diavolo è possibile? Fatemi quindi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io ho finito di parlare in questo video, quindi io vi mando un salutone. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.